Ciao Tiziana, un saluto a te e a tutto quanto il mondo country. È un piacere essere qui, far parte di questa bellissima squadra di professionisti, di appassionati che vogliono rappresentare il mondo country appunto in tutte le sue sfaccettature. È un mondo molto poliedrico. E, mi è piaciuto che la settimana scorsa un po' i nostri spettatori abbiamo potuto conoscermi attraverso la bellissima intervista che mi hai fatto al Country Road di Parco Lonzina davanti al caminetto. Colgo l'occasione brevemente a ringraziare Igor Pasin, Barbara, Daria e tutto il grande team del Country Road, sono sempre meravigliosi. Quell'intervista molto bella è partita da una domanda che mi hai fatto, una domanda apparentemente molto semplice, che in realtà racchiude un pochino tutto lo spirito di quello che io personalmente faccio. Tu mi hai chiesto per quale motivo tu, che scrivi anche altro, tu che hai scritto poesia, che ti dedichi a letteratura saggistica, un altro tipo magari di narrativa, perché hai deciso di scrivere del country? È chiaro che la risposta più istintiva è perché lo amo da sempre, lo amo fin da quando ero piccolissima e d'accordo. Ma la domanda successiva è perché lo amiamo? Perché amiamo così tanto questo mondo? La risposta è meno banale forse di quello che ci aspettiamo. La verità è che io spesso definisco il mondo country, il mondo western, se così vogliamo dire, anche se è una definizione un po' vintage, un po' diciamo relativa, come un mondo fatto di percorsi, fatto di strade. Di percorsi già tracciati, di percorsi ancora da tracciare, di frontiere che si spostano in qualche modo. E in fondo tutto questo è molto simile, molto paragonabile alla nostra vita. La nostra vita è terra di frontiera, è terra di conquista dall'esterno, sempre. Noi combattiamo sempre per difendere quello a cui teniamo, per conquistare quello che vorremmo. E le armi che in qualche modo decidiamo di mettere in campo o di non mettere in campo, i compromessi a cui decidiamo di scendere o quelli a cui decidiamo di non scendere, ciò che difendiamo fino all'ultimo e ciò che decidiamo invece di lasciare andare in qualche modo, è ciò che ci definisce. Quindi in realtà il country e il mondo country è una grandissima metafora, forse inconscia, di quella che è appunto la nostra vita. Noi andiamo a prendere in prestito, a volte chiediamo anche un pochino il permesso per poterlo fare, una serie di simbologie, delle parole che noi in qualche modo indossiamo, no? Come fossero stivali polverosi simili a quelli che fai vedere nei tuoi bellissimi filmati quando si ballano queste musiche country meravigliose su queste piste di legno, no? Indossiamo queste parole, indossiamo queste simbologie perché in qualche modo vogliono andare a rappresentare la colonna portante, la spina dorsale di un sistema di valori in cui noi crediamo. Il punto è come vogliamo raccontare questo sistema di valori. Vogliamo farlo attraverso gli stereotipi di un'epopea che in qualche modo ci è arrivata attraverso la cinematografia, ci è arrivata attraverso storie, leggende, fumetti, perfino assolutamente gradevolissimi, carini, che piacciono tantissimo anche a me. O vogliamo farlo in maniera un pochino diversa, vogliamo farlo con un'attenzione a quello che è, a quella che è la verità storica, a quella che è la verità umana soprattutto. Ecco, questo è quello che io mi sono in qualche modo proposta quando ho iniziato a decidere di scrivere del country. Quello che scriverò ancora nel country, il fatto stesso di essere qui, di essere con voi ogni settimana, quindi non mi sfuggite, ok? Per in qualche modo andare a spogliare quello che è il mondo country, di tutti appunto questi stereotipi che non riguardano soltanto il country in generale, ma nello specifico, è quello di cui vi parlerò in queste prime puntate, nello specifico della cultura nativo-americana. Io la definirò, mi sentirete sempre chiamarla cultura nativo-americana perché non mi piace definirla indiana, come non piace a loro. Anche perché gli indiani non erano, l'India è da un'altra parte, lo sappiamo, Colombo lo sapeva meno, ma noi lo sappiamo, e non mi piace neanche tantissimo la definizione di pelle rossa, loro amano definirsi nativi e così è, almeno questo vogliamo riconoscerglielo. Allora, anche la cultura nativo-americana è passata attraverso la ghigliottina degli stereotipi, all'inizio l'indiano cattivo, l'indiano cacciatore di scalpi, l'indiano crudele, e dopo, infatti, quante volte si diceva giochiamo al cowboy e agli indiani, no? Si sapeva già chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Poi sono arrivate tutta una serie di culture anche nel nostro mondo, di stampo più New Age o comunque in qualche modo più vicino a quella che è l'aspetto naturale, o anche magari una spiritualità più animistica. Scusatemi la voce, ma purtroppo la settimana scorsa mi hai neanche salutato mentre ero dal lettino con la mia influenza, e quindi mi sono ripresa, ma sono ancora un pochino, non ho una voce particolarmente graziosa, abbiate pietà. E comunque vi dicevo, poi c'è appunto stato questo cambiamento improvviso, speculare, e improvvisamente l'indiano è diventato l'indiano buono e tutto quello che attiene alla simbologia sacra di questa meravigliosa cultura piena di filosofia, di spiritualità, di insegnamenti preziosissimi per il nostro mondo, tutta questa appunto questa simbologia è diventata quasi un banale elemento
sui nostri mercati, nei negozietti che vendono cineserie, dove troviamo scudi piuttosto che dreamcatcher, piuttosto che ruote di medicina, tutte parole che mi sentirete nuovamente nominare e spiegare a lungo le prossime volte. E li vediamo appesi alle orecchie piuttosto che allo specchietto retrovisore dell'auto al posto dei due dadi di peluche di una volta. E non sappiamo tante volte che cosa sono, che cosa c'è dietro. Sono oggetti assolutamente sacri, come per tanti di noi, chi crede nel cristianesimo, nel cattolicesimo, può essere un crocifisso. Quindi questa banalizzazione rischia di essere tanto offensiva quanto in qualche modo la stigmatizzazione che era stata compiuta anni fa. Quello che vorrei fare con voi è attraversare in questa simbologia, attraversare questa cultura di volta in volta e raccontarvi cosa c'è dietro questi oggetti, partendo la prossima volta dalla ruota di medicina, che è forse tra tutti il simbolo centrale da cui possiamo partire con questo percorso e che si fonda su quello che è il simbolo fondamentale, il simbolo centrale, basilare della cultura nativa, che è quello del cerchio. Il cerchio che indica continuità, il cerchio che indica in qualche modo equilibrio, il cerchio che appartiene a quasi tutta l'oggettistica, la simbologia sacra della cultura nativa e che troviamo qui diviso in quattro spicchi come nella ruota di medicina di cui vi racconterò la prossima volta. E forse potremo imparare qualcosina di più, non solo sulla loro cultura, ma magari anche sulla nostra. Io vi ringrazio a questo punto, ci vediamo la settimana prossima. Tiziana, un bacione grande e a tutto il mondo country, buon proseguimento!